l'Italia che cambia siamo noi. Il calcio sociale è un progetto di inclusione sociale, è cambiare le regole del calcio per ridiscutere le regole del mondo. Nel calcio sociale possono giocare tutti, dai bambini ai uomini, alle donne, ai grandi, alle persone anziane, ai giovani, veramente tutte le culture, ragazzi con disabilità, disabilità fisica, disabilità mentale, si sta tutti quanti insieme, perché il cambiamento si può generare tutti quanti insieme e le difficoltà le si possono superare tutti quanti insieme. Noi siamo nati nel 2005 e abbiamo fatto per gioco un campionato con tutte regole differenti dove potevano giocare insieme grandi, piccoli, mamme, papà, nonni, tutte le culture, ebrei, musulmani, non credenti, cristiani, cattolici, protestanti, tutti insieme per fare un grande arcobaleno di democrazia e partecipazione. Con il calcio sociale partiamo dal campo con regole totalmente differenti rispetto al calcio per arrivare nel territorio. Per esempio, la prima regola del calcio sociale è che le squadre si fanno in base a dei coefficienti, quindi si fanno delle partite amichevoli e si dà ad ogni giocatore, uomo e donna, un coefficiente da 1 a 10. E si fanno squadre totalmente equilibrate dello stesso coefficiente, di modo che vince solo chi custodisce. Questo è il secondo slogan del calcio sociale. Nel calcio sociale non esiste la figura dell'arbitro, ogni squadra ha un responsabile, un educatore, un capitano, un vice educatore, che fa anche da arbitro, e gli arbitri sono tutti e due gli educatori insieme, e insieme devono decidere se è fallo tuo, se è fallo mio, se è rigore, se è punizione, e tutti sanno che se i due capitani non si mettono d'accordo la partita non va avanti, c'è una corresponsabilità nella scelta, quindi non esiste la deresponsabilizzazione. Nel campionato di calcio sociale ogni anno c'è un tema e le squadre portano un nome. Per esempio, 2-3 anni fa erano gli uomini e donne uccisi dalla mafia, e quindi avevi la squadra Pio La Torre contro la squadra Serafino Famà. E quindi i ragazzi devono portare questo nome, devono conoscere la storia di queste persone e portarle nella propria vita. E poi si fanno dei momenti di condivisione con delle partite fuori dal campo. Si chiamano 90esimo pensiero, in cui 90 minuti i ragazzi riflettono su questi nomi e devono raccontare all'altra squadra la storia di questa persona con delle canzoni, con dei video, con delle poesie, e quindi queste partite hanno un punteggio e addirittura hanno 4 punti rispetto ai 2 punti rispetto alle partite che si fanno in campo, e quindi le partite fuori dal campo hanno un valore ancora più importante. Quindi già un progetto dentro al campo con queste regole crea un clima eccezionale di grande condivisione, grande fiducia. Fuori dal campo si fa ancora di più e quindi si creano di cittadini attivi, una cittadinanza attiva molto forte, e quindi a differenza del calcio normale dove vince chi ha più soldi, nel calcio sociale vince solo chi custodisce appunto la giustizia, l'uguaglianza, la democrazia e la partecipazione. È cominciato per gioco e poi è esploso e abbiamo subito sentito l'esigenza di fare una comunità, il primo centro di calcio sociale in Italia, oggi in Europa, che è appunto a Corviale, e quindi abbiamo preso un posto che era un posto in mano a pezzi anche di Banda della Magliana, associazioni criminali, e lo abbiamo cambiato. Quando siamo venuti qua volevamo ridare questo posto ai cittadini e l'abbiamo ridato tutto in bioarchitettura, abbiamo voluto ristrutturare questo posto perché il Corviale è grigio, è il palazzone, è il grattacielo orizzontale più lungo del mondo, 1 chilometro, cioè un degrado generale, e noi abbiamo voluto costruire un quartiere diverso, un luogo diverso che potesse essere il motore del cambiamento, e quindi al cemento e al grigio il colore del legno, della natura, del cocco, del sughero, del lino, della canapa, dell'argilla. Anche il campo è un'innovazione, è il miglior campo d'Italia, è un campo sintetico, ma l'intaso è fatto con il cocco, il sughero e l'olio di lino. E poi c'è quel progetto folle che era di impegno. Ogni notte noi, in risposta all'attentato del 13 novembre 2015, quando volevano bruciare il campo dei miracoli, distruggere quello che avevamo costruito dopo tanti anni di fatica, abbiamo costruito una radio, abbiamo risposto alla violenza invece che mettere un vigilantes con un progetto di partecipazione collettiva. Una radio notturna che va in onda tutte le notti, dalla mezzanotte alle 8:30,
in cui le associazioni, gli uomini, le donne della società civile romana, nazionale, non solo italiana, vengono a custodire il Campo dei Miracoli, raccontando la loro esperienza, la loro attività e anche denunciando le cose che non funzionano. E questa è un'altra follia, che ci davano veramente 20 giorni di vita con l'impegno, e oggi l'impegno il 30 maggio festeggerà 2 anni di vita. L'Italia che cambia è sicuramente le persone che nel silenzio e in solitudine ogni giorno con la loro vita cercano di impegnarsi per il bene comune, di impegnarsi per gli altri. Quest'Italia che cambia, non puoi fermarla ormai. Quest'Italia che cambia siamo noi.